Ciao ragazzi, bentornati su Grimax. Allora, come sapete siamo a casa in sto periodo, quindi non si può andare a pescare. Pertanto, per ingannare il tempo, voglio proporvi la costruzione di un rig, questa volta non pop-up ma fondante, e andremo a vedere il blowback rig. Rig semplicissimo, non serve particolare minuteria. Adesso vi mostro come lo vado a montare io, perché su YouTube ci sono tanti tutorial di come montarlo. Io vi faccio vedere come lo monto. E partiamo subito con la scelta dell'amo. Allora, come amo vado a prendere un white gape, questa volta della corda, perché della quiet ho solo i curve shank che mi tengo per le montature pop-up, perché mi piace quell'amo. Dopodiché, preso l'amo, vado a prendere un pezzo di uno spezzone di filo abbondante, non si sa mai. Sto usando come sempre il combi link della Nash, che ho scoperto non esserci più tra l'altro in commercio. Adesso è stato sostituito con l'altro che ho preso, che poi vi farò vedere durante i video di pesca. Allora, ho preso il mio spezzone più o meno 30 cm e vado subito a fare un'operazione di togliere un pezzo di guaina che va a rivestirlo. Quindi tiro via con questo micidiale attrezzo e adesso ho un pezzo di filo di terminale senza il rivestimento per renderlo più morbido. Ora, mamma mia quanto mi trovo bene con queste cassettine della corda che ho preso, vi ricordate nei video precedenti, sono eccezionali. Allora, mi serve un oval ring che ce li ho da questa parte qua, eccoci qua. Allora, ne prendo uno, visto che ci sono prendo anche un kickers e stavolta vado a prendere per la taglia media, ne prenderò uno rosa. Ok, per adesso non mi serve nient'altro. Allora, vado subito a farmi il solito cappio, chiamiamolo così, per inserire poi la boilies. Quindi passaggio veloce. Ovviamente sono un po' fuori allenamento perché da un po' che non tocco i materiali, infatti rifacciamo al volo. Voilà. Allora, questo trecciato qua mi sono sempre trovato bene e come dicevo non lo fanno più. Trecciato, questo finale qua. Ok, andiamo a tagliare subito l'eccedenza, una piccola scottata qua così per chiuderlo bene e vado subito, siamo arrivati a questo punto, ragazzi, quindi nulla di complicato, adesso ve lo apro così lo vedete meglio, classica asola per inserire la boilies. Ok, ne prendo una pop-up solamente perché è colorata, così viene fuori un po' più carino anche sull'estetica. Ok, ago, andiamo a inserire la boilies. Perfetto. Prendo uno stopperino e vado a inserirlo, se me lo permette, sì, eccoci qua. Ok, non ho fatto altro che preparare praticamente, aspettiamo che vada a fuoco, non ho fatto altro che preparare la boilies, diciamo. Ok, adesso cosa faccio? Forse tanti non lo faranno così, ma io mi trovo bene. Vado a prendere, ve lo faccio vedere, l'oval ring, non so se si vede bene, eccolo qua, perfetto. Ok, e vado a inserirlo direttamente sul filo. Hopla, lo lascio scivolare. Allora, adesso distanza da tenere,
Io sinceramente non tengo troppa distanza, faccio un centimetro massimo, un centimetro e mezzo in base più che altro al tipo di bolles che sto usando. In questo caso sto usando una 16 mm per fare il video, quindi starò leggermente più stretto, quindi cercherò di fare il nodo a un centimetro. Ora siamo a questa situazione qua, vediamo se riesco a farvi vedere qua sul tavolo. Esatto, vedete l'anellino? Ok, adesso vado a fare un nodo, semplice nodo, quindi copla, vado a girare, ho fatto l'asola, ci butto dentro il filo e adesso siamo arrivati a questa situazione qua, non so se si riesce a vedere, vediamo, eccoci, adesso ve lo mostro anche qua vicino. Ok, devo cercare di andare col dito a chiudere il nodo con l'anellino il più vicino possibile. Eccoci qua. Ok, quindi siamo arrivati a questa situazione dove, vediamo se riesco a farvi vedere, forse mi metto di qua, eccoci qua. Ok, vedete? Ho fatto il nodo sull'anellino e questa è la distanza che c'è tra l'anellino e la boilies. Perfetto. Prendiamo il nostro amo. Andiamo adesso a inserire l'amo dentro al... aspettate, mi metto di qua. Dentro all'anellino, ok? Quindi inserisco. Adesso mi porto... vedete? Questo sarà il movimento della boilies. Opla. Perfetto. Adesso vado a chiudere il tutto. Quindi, prima di tutto inserisco il mio terminale verso il basso, in modo che sia pari pari con la schiena dell'amo. E dopo vado a fare i soliti giri. Io ne faccio 5/6, dopo do una tirata un attimo, vedo se ce ne sta un altro, sì, e vado a richiudere il tutto, sempre dall'alto verso il basso, ovvero verso l'artiglione. Adesso sto attento che non si creino nodi particolari. No, non mi piace perché si è creato un piccolo nodo. Vado a rifare perché sono dettagli che potrebbero poi far sì che si slami il pesce, quindi reinserisco, adesso è venuto bene e vado a chiudere. Ok, e il rig è praticamente terminato. Qua sopra adesso, come vedete, siamo arrivati su questa situazione, ovvero che la boilies del 16 è libera di girare tranquillamente. Ora uno può farla più attaccata, più staccata. Io su questo terminale posso montarci anche tranquillamente una 20. L'importante è che ci sia la libertà di movimento. Il blowback rig, poi, una volta che la carpa va ad aspirare, la pallina tramite l'anellino andrà verso il dietro dell'amo e lascerà sì che l'ardiglione faccia il suo lavoro. Ora facciamo una prova, vediamo se effettivamente... sì, direi che gira benissimo. Riproviamo. Sempre fare questa prova che ci fa capire se l'amo gira. Sì, buca, ragazzi. Ok, non contento, adesso ovviamente voglio renderlo più accattivante e ci vado a mettere il mio solito kicker. Kicker, questi qua uso quelli della corda, in questo caso è colore rosa. Vado a inumidire un attimo e dopodiché vado a tirarlo su in modo che copra tutto il cappello avvolto sull'amo. Ok, faccio sì che sia nella giusta direzione. Andiamo a fare una prova di nuovo, vediamo. Direi che allama perfettamente. Muoviamolo un po', facciamogli fare qualche giro, vediamo. Eccoci qua, non ha sbagliato un colpo, ragazzi. Ok, adesso non mi resta che prendere nell'altra valigetta piccolina qua della corda un anti-tangle
adesso qua siamo troppo lunghi, ragazzi, quindi a me piace il terminale non troppo lungo, quindi vado a fare un 15 centimetri, non di più. Adesso prima vado subito a inserire l'antitangle, taglio un attimino la punta per non essere troppo stretto, così riesco a far entrare tranquillamente il terminale senza usare l'ago. Ok, butto un attimo giù. Allora, abbiamo detto un 15 centimetri, quindi mi vado a fare il nodo qua. Perfetto. Ok, via l'eccedenza come al solito, piccola bruciatina veloce, tiro su l'antitangle, ragazzi, rig pronto, semplicissimo. Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Eccolo qua. Ok, guardate, si presenta in questo modo. Non è difficile, basta solo prendere un attimo la mano quando dobbiamo girare il nodo sull'anellino, però direi che è facile da imparare, facile da eseguire ed è un buon terminale. Lo uso spesso quando uso terminali con boilers affondanti e mi trovo molto bene. Per adesso ho avuto poche slamate. Ti vediamo. Questo è il movimento che farà poi la boilers quando la carpa spira. Ovviamente se ho detto qualche cavolata me lo fate notare nei commenti sotto. E basta, c'è un altro rig che potremmo andare a vedere magari la prossima volta, che è similare, non è il blowback ma è il blowout. Che cosa cambia? Che invece che usare l'oval ring, l'anellino, vengono usati delle termorestringenti, tubicini piccolini sull'amo, ma magari andiamo a vederlo la prossima volta. Basta, rig finito e adesso me ne preparo un po', visto che non ho niente da fare in questi giorni e basta. Io vi saluto, ragazzi, se avete qualcosa da commentare fatelo pure sotto. Vi ricordo i nostri social su Instagram, Crimax_Carfishing, Facebook Crimax Carfishing, e per chi non ha social ma vuole comunque contattarci, la mail crimax2018@gmail.com. ragazzi, stiamo a casa, mi raccomando, e aspettiamo che passino i nostri giorni. Ciao a tutti, ciao.